E questa la andiamo a vincere. Ma se la andiamo a vincere. Dove vai? Un gufo da fissola, vai, vai, vai. Proviamo a passarci in mezzo. Come non detto. Quella non me la meritavo, bro. Questa me la meritavo. Figa. Cazzo, dal primo. Devi rischiare, abbiamo rischiato, Però ci siamo qualificati. Cazzo, volevo portare a casa la win. No. Absolutely no. Vediamo adesso cosa ci capita. TZ8. Piatti rotanti. Navigate between the obstacles. Tentiamo la tattica pompelmo. Massima velocità. Trigonometria applicata. Potenza di lancio, che non si fanno cadere. Quanto? 20 euro. 20 euro cash. È su Steam. Se c'hai PlayStation Plus è gratis. Questo mese è gratis col PlayStation Plus. Non torni su Fortnite stasera. Andare a fare le onde energetiche in arena, no. No. Hanno tolto la mira assistita. Ci tornerei a giocare solo perché hanno tolto la mira assistita, ma hanno messo le onde energetiche. Cioè, non so se era peggio la mira assistita per i pad o le onde energetiche. E poi tra c'è della gente che ha quittato. Pare ci vuoi ridere? Hanno che ha vinto l'FNCS, ha quittato il pad perché ha tirato via la mira assistita. Dai là. Questo qua ha vinto l'FNCS in solo col pad. L'ho quittato perché non. Non hai assist, non hai assist. Io conosco più di una persona che si è preso il pad per. Cioè, chi si è preso l'iPad Pro per giocare a Fortnite. E non può più giocarsi a Fortnite. Perché su iOS non c'è Fortnite. Ci sono anche persone che hanno preso il pad per giocare a Fortnite. E l'hanno. E mettono il pad lì a prendere la polvere perché non c'è la mira assistita. Però tra 1000 passa euro di iPad Pro e 250 euro di pad, forse l'iPad è quello che ce la prende più nel gnappo. Però l'iPad almeno lo puoi riusare. Il pad, 200 euro di pad. Via. Dai, guarda che siamo follia, è follia pura. Questa è follia pura.
Fares, prendi anche te un iPad Pro per giocare a Fortnite. No. Figa. Cioè, guarda che agghiacciante, eh. E pensa a tutti i paddari. C'è gente che figa. Ciao, perdere. Cioè, qua siamo. Boh, non so. Sì, ma comunque è colpa di Epic. Non puoi prima metterla in assist e poi toglierla. Cioè, io. Lì la vedo assolutamente con. Cioè, sono comunque dalla parte dei player. Cioè, non puoi mettere prima una cosa e poi toglierla dopo quando si gira la minchia a te. Non... di quell'entità lì poi. Cioè, o la tieni o la togli. Però non puoi un po' metterla, un po' toglierla, un po' sistemarla, un po'. Soprattutto di quell'entità lì. Il salvataggio. Stessa roba come ha fatto la litigata con l'Apple. Se la potevano anche evitare, però. Tanto guarda, secondo me non è. Cioè, a dirti così, boh, magari poi prossimamente ci metto le mani, però. Bella la season per le skin, ma non è che mi faccia impazzire a me l'idea di andare in giro a fare onde energetiche. Dio, che culo. Culo. Che culo. Ma qua? Di cosa stiamo. Adesso sì. Io andiamo bene, questo schermo rimane sempre un casino. Però ce l'abbiamo fatta. Fortuna, pathos. E siamo in finale. E mi raccomando, iscrivetevi al canale, se no potreste soffrire di alopecia androgenetica. Spero di diventare pelati. Siamo ancora qua a Fall Mountain. Vediamo adesso di raggiungere la cima. Siamo in una posizione abbastanza buona. Non la migliore, comunque una delle migliori, come ho già visto, e cerchiamo di prendere la corona, non fare il fail di prima. Sempre guardare in alto, ottima posizione, cerchiamo di al momento stava cadendo, ma se cadeva lì mi incavolavo. Cerchiamo di prendere l'onda, niente onda, occhio che adesso arriva un'onda della Madonna, niente onda della Madonna. Postiamo subito in posizione Gucci. Dall'altra parte non sto vedendo io cosa stanno combinando. Siamo in ottima posizione. E prendiamo la corona in maniera molto agile. Vedete ragazzi, così si vince. Parte centrale, prendete le alette, il turbo, dritti alla corona. Vi spostate sulla destra in posizione safe. E le andate a prendere. Iscrivetevi al canale, sennò diventate pelati come me. Allo. The truth.